Sì, proprio stasera. Proprio se ne va, vaffa, ma allora. Però sta con te, hai tutta la sua compassione, ha detto lui sa di questi problemi e lui sa come uno ci si sente per questo. Grazie. Comunque dovremmo esserci. Dovremmo Ottimo. esserci, signori, scusateci dell'attesa, ma abbiamo avuto problemi di ritorni infiniti, eco. Ecco, Direi adesso va tutto bene? ottimo. Adesso va tutto bene. Ci Ok, siamo. io metto via il cellulare. Bravo, mettilo via. Abbassa il volume, che è stata colpa tua, mannaggia. No, sinceramente non so cosa è successo prima. Sentivo il ritorno di tutte le stronzate che stavano dicendo, ma non so. Eccoci. Eccoci qua. Allora, siamo pronti a comporre? Sì, comunque per chi non lo sa ancora, c'era il compleanno di Giulio ieri. Io direi un attimo un grande happy birthday al nostro amico Giulio, no? Happy, me lo faccio da solo. Birthday to you. Le ragazze non le hai portate, Martin? Non, quelle che erano Stanno in qua. foto. Ah, ok. Stanno qua a grattarmi la schiena, non si Perfetto. Ah, vede? sì, no, sono un po' invisibili, però vedevo che anche Giovanni aveva proposto di chiamare delle sue amiche oggi su Telegram, aveva mandato delle foto, non so. Ciao Giovanni, ciao a tutti. Ci dovrebbe essere anche mia zia, grande zia. Grazie. Forte. E quindi c'è davvero Brian? Sì, io leggo qui The QTube. Great. No, no, What mitico. an honor, Brian. What an What honor. an honor. Yeah, really. Forgive us for this technical issues, It but happens, yeah. unfortunately happens. Quindi stasera che famo? Componiamo live Io direi di sì, io su direi di sì. Kandinsky? Non, dal momento che questi giorni sono un po' stati impegnati in festeggiamenti epocali, visto il mio compleanno, non ho fatto in tempo a cambiare il titolo di questa serata ed è rimasto quello della scorsa volta, che è One Drawing, Several Composers, ma va bene anche per questa sera. Va benissimo Va anche per bene stasera, perché è la stessa identica anche. cosa. Però stasera in realtà noi vorremmo, non abbiamo dei pezzi pronti, almeno io proprio non ce li ho come la scorsa volta. Non so tu, Martin, se hai qualcosa di pronto. No, io avevo una gran bella idea, avevo anche una gran bella voglia di buttarlo giù, però non sono riuscito. E poi, tra l'altro, sono sincero, siccome è uscita questa È incredibile, incredibile, sì. fantastica L'ho vista libreria anch'io. Devastator Warzone Free Edition. Ragazzi, una libreria vera proprio con tutti i suoni contact, con i key switches, con tutto, del tutto funzionante. Sapevo di avere un grandissimo vantaggio su YouTube se ero il primo a presentarla. Per questo ho anche messo un po' di energia in questo video che in generale li pubblico sabato, ma va bene. Sei un commerciale spinto, Martin. No, no, sei Sì. insuperabile. Sei insuperabile. E comunque, Comunque, dimmi, vai, no, vai. avevo scritto già al nostro chat interno che la mia idea era veramente un pochettino astratto come i dipinti di Sì. Kandinsky, che tra l'altro ha avuto una grande fase creativa a Monaco di Baviera, Ah, sì, che davvero, no, non sapevo. sì, dove ha anche fondato questa regola dei 4 metri quadri. Ovvero, spiegaci, che magari ci può aiutare a scrivere qualcosa. Che durante le esibizioni di arte Sì. gli artisti dovevano limitarsi tutti quanti allo stesso identico spazio di massimo 4 metri quadri. No, una storia un po' interessante. Sono sincero, l'ho letto oggi, non è che di mia Iniziativa. idea. Però, no, anch'io ho guardato oggi il titolo di questo quadro che ci ha proposto la scorsa volta. Fabio, mi sembra di Sì, Bocconomics, un altro Fabio. che Ecco. conoscevo già, ma non mi ricordavo. Si chiama Composizione numero 8. Me ne ha fatte tante di questo tipo. Perché sì, il rapporto tra Kandinsky e la musica, ovviamente, è riconosciuto essere molto
essere stato molto intenso, insomma, e quindi sì, sì. Tutti questi dipinti si ispirano proprio ad aspetti musicali. E per questo, sai, guardando questo dipinto, certo, mi è venuto in mente di avere due time signatures, sì, diverse, sai, sì, magari veramente un tre quarti per qualche traccia e un quattro, sì, quarti per un'altra traccia che ogni 12 comunque combacia. Certo. In due scale diverse, magari una maggiore e la relativa minore, che ogni 12 finiscono sullo stesso accordo. Certo, sì, sì. Così nella disarmonia si crea comunque, sì, ogni, sì, tanto un'armonia. Era questa l'idea che volevo buttare giù. Penso che sia anche secondo me questo la cifra, il carattere distintivo di questo dipinto, perché c'è dentro della asimmetria, perché è una cosa astratta, ma c'è comunque della grande simmetria. Solo sì, che sì, sì, c'è una grande armonia in questo caos. È nascosta, bisogna trovarla, sì, insomma, bisogna recuperarla. Quindi se vi va, c'è Fabio e tutti i vari Fabi, ci sono, sono presenti. Giovanni vedo che c'è. Giovanni c'è, Fabio Composer c'è. Ottimo. Tua zia non vedo più. Ma perché dopo l'ingresso così trionfale di prima si vede che ci ha abbandonato paurosa, mi hanno fatto bene no, comunque se vogliamo cominciare a comporre qualcosa, eccolo l'altro Fabio, eccolo, è arrivato giusto in tempo. Dunque aspetta dov'è, aspetta che ripristino un attimo, non faccio vedere le mie nefandezze qua e così, ecco qua. Fabio Composer ci scrive: conoscete Clapping Music? Devo, yeah, dire di no. Clapping Music di Reich, Steve Reich, credo, sì, che si riferisca, almeno io conosco quella, Clapping Music Steve Reich. Sì, sì, ha scritto anche il nome, sì. Che anche lì è una non so più parlare, è una poliritmia di persone. Se guardate anche su YouTube ci sono miliardi di video, ovviamente, in varie formazioni, una decina, credo, se non ricordo male, di persone che cominciano ognuna con una sua velocità, con un suo BPM, con una sua metrica, con un suo ritmo, e si addensano poco alla volta applaudendo. Cavolo. Clapping forte. Music, quindi ognuna di queste persone applaude, poi arriva un altro con un altro ritmo e sì, si sì, 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 una cosa politica. È molto 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 affascinante, in effetti. Grazie Fabio di averla ricordata questa cosa, e probabilmente l'hai ricordata, Fabio, se capisco bene la tua intenzione, perché va vicino, immagino, a questa idea di Kandinsky, no? Di trovare una simmetria, e nonostante la asimmetria del dipinto. Quello che dicevi tu, Martin, prima, cioè andare con tre quarti insieme con quattro quarti, poi in un momento si incontreranno, e poi si divideranno e si ritroveranno ancora e così via. Comunque sei mitico, in tempo reale hai cambiato il titolo. No, sì, certo. Sì, no, ho cambiato solo questa versione, perché se vedete, aspetta, se vedete l'altra, vedi c'è ancora one drawing several composers. Ah, ok. Mentre in questa, eccola qua, in questa invece l'ho cambiato. Qui si vedono tutti in retroscena. Yeah! Ok. Nel frattempo, però, questa settimana io ho cambiato il nome del canale. Ho fatto il restyling perché ho raggiunto 43 anni. Mi sono tagliati i capelli, ho fatto il restyling del canale. Ed oggi, signori, siete pirondiani. Okay? Sì, ed è una bella tribù, assolutamente. Tu, Martin, sei il pirondiano numero 2. Mi fa tanto piacere, sì, di fare parte di questa tribù e di essere numero 2. Esatto, caricamoci. Va bene, cominciamo. Cosa possiamo fare? Qualcuno ha qualche idea? No, io l'unico problema tecnico che ho avuto in testa, perché non avevo tempo di aprire Logic, sì, come fare con il metronomo, perché l'unico... Secondo me dovresti variare il beep che dà solo battiti, senza quello beep, boop, ma perché se no non riesci a fare, secondo me, tre quarti, quattro quarti
almeno io che sono abituato a sì. essere seguito un po' dal guidato dal metronomo. Sì, sì. Boh, ma potremmo sette ottavi è bellissimo. Sette ottavi, tutto, sì, guarda, molto interessante. Cominciamo, non so. Dai, butta giù qualcosa, poi sai, io mi rilasso, mi metto no, comodo. Vado a far tutto io stasera, ragazzi. E faccio la diva, sai come sono quando poi inizio a criticare. Sì, ma questo, cioè, mi mettete spalle al muro in diretta di fronte alla blank page di Logic, cioè io non ho un grosso problema in questo momento. Datemi Ma qualche idea, fornitemi qualcosa. Veramente, se posso, io non voglio mettermi Vai. davanti perché ormai siamo un bel gruppo e ciascuno Vai, dà degli vai, vai. input Vai. belli. Se no, inizia veramente con un tre quarti, con un valzer in un do maggiore. Ok. Taram, Andiamo. pam, param, pam, poi vai sul do re mi fa sol, do re mi fa magari. Pam, 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 pam. Questo BPM lo senti? Lo sentite? Sì, e magari Più veloce, prova, più veloce. ricordiamoci che la battuta numero 12 finisci sul sol, così anche l'altro poi facciamo finire sul sol alla battuta 12. Ok, quindi gli accordi quali sono? No, all'inizio sei libero, io direi da do e fa, per poi finire sul sol, sul 12. Proviamo, cosa ci verrà fuori non so. Sembra molto up. Presente il cartone. Sì, sì, sì. E a 12 ero, direi, su A sol. posto. Adesso con l'altro possiamo fare inside out. Inside out. Cos'è, che nome, che strumento ci volete, ragazzuoli? Che poi Inside Out, quella melodia bellissima, si sente in tutto il film, mi pare per tipo 40 secondi, qualcosa del genere. E come senti quelle tre note, tu sai che film è. È vero. Beh, ma fantastico. Anche, appunto, anche Up, mi ricordo che con musica di Michael Giacchino. Ha quelle tre note che sono assolutamente riconoscibili quando tu ascolti Up, è quello. Ed è un. Credo che sia un valzer, tipo questa cosa qua che abbiamo fatto in diretta, una roba del genere. Non è proprio valzer, ma ci Una assomiglia. viola, scrive Giovanni Viola. Palla. Sì, perché no? Viola, bellissimo strumento poi. Ah, tra l'altro, se volete. Aspettate che scrivo il link di vocale per partecipare. Così se volete partecipare, è questo. Chi vuole partecipare vocalmente lo accettiamo senza problemi. Una Siamo viola. Esatto. democrazia totale. Esatto. Una viola la andiamo a prendere. Beh, andiamo su Contact. Andiamo. La lista è infinita di robe. No, Fabio, Cioè, cosa? il Carillon, Il con questo è Carillon rimasto in è testa, rimasto. mi pare. Questo proprio ha lasciato il segno. Va bene, no, ma dopo diventa forse troppo smelenso. No, ma il Carillon metteremo assolutamente. Ci Sì, sta, ci sta. andiamo con delle librerie gratuite. Proviamo. Io più entro in questa cosa, più mi rendo conto che ho speso Esatto, migliaia e migliaia di euro, forse inutilmente. esatto. Potevo comprarmi Proviamo un'altra moto, Dio buono. Proviamo con una viola della Primary Colors, che non avrà il legato, immagino. Ma no, non ha la viola soltanto. No, No, c'è allora solo gli archi. mettiamo la BBC, forse. C'è quella. Urgh! Soft String Spurs. Questa è una viola di Dan Keane. Ah, sì, è vero. Lì ha proprio campionato la viola. È vero, però in questo momento è vero anche che non ce l'abbiamo, quindi. Ah. Andiamo con la Spitfire, dove la trovo? Io ho fatto pulizia nel mio computer
una settimana fa, mi pare, a buttare via tutte le librerie che veramente non uso più per curiosità, presi o altro, sono spariti 15 giga dal hard disk proprio. Tranquillamente, io se dovessi fare pulizia spero con dei tera, credo. Ah, voglia. Allora, Viola, ma abbiamo anche dei singoli o abbiamo solo delle... No. Solo la sezione, però. La sezione? Beh, vabbè, meglio che niente. Se no, se ce l'hai... Ah, va bene, dai, va bene, va bene. Facciamo questo, dai. Anche se non è legato. Ma... L'obiettivo è far tutto con robe gratuite, no? Quindi... Ah, sì. Volendo la settimana prossima, anche se inizio veramente a alzare le mani, perché... Poi, weekend prossimo, ci sarà questo bellissimo evento che non è ufficiale ancora, ma per voi lo rendo ufficiale. Tenetevi liberi domenica sera. Ecco, non aggiungo altro, ma tenetevi liberi domenica sera. E comunque quella domenica sera mi occuperà un bel po' di tempo la prossima settimana. Ci saremo. Però se trovo un po' di tempo... Mi farebbe quasi piacere la prossima settimana di presentare quella Devastator, a tornare proprio a quello che noi presentiamo le librerie gratuite. Sì. Magari un live composing di qualcosa di trailerish tra Ferrum Free Edition della Keep Forest e quella lì, che alla fine, perché no, l'unico problema è che dovrei fare io lo stream nella speranza che tu non ti frizzi. Ma io mi frizzo, ma chi se ne frega? Importante fare le robe. Allora, cominciamo. Qualche idea sulla melodia? Vado a caso? No, dai, butta a caso. Certo che per essere una viola è partita molto acuta. Va bene, comunque gliela teniamo così. Se vuoi, l'unica cosa potresti transpose. Trasportiamo giù. Trasportare un ottavo più in basso. Quasi, eh? Meglio. I ottoni, Giovanni Pala scrive i ottoni, sì, ci metteremo. Sì. Che poi ottoni su quella BBC ci sono bellissimi. Salviamo, aspetta che lo salviamo, se no andiamo in crash immediatamente. Kandinsky, yeah, save, ok. Dopodiché cosa ci mettiamo? Una cosa che io pure vedrei, che sta in mezzo tra le due cose, perché avremo il valzer in maggiore, avremo quell'altro pezzo in minore, in mezzo quasi la mia idea almeno era un pet, un qualche drone, un qualcosa che... Però questo magari aggiungiamo poi alla fine per non sovraccaricare adesso, però ci potrebbe stare pure, sai, di creare un pochino di quella tensione pure. Io qua ci vedo anche qualcosa di ripetitivo, perché ci sono degli aspetti ripetitivi, di elementi geometrici che si ripetono, no? Linee, cerchi, angoli. Quindi mi verrebbe da fare una roba che, chissà, magari usando il carillon di Fabio, che sia una cosa... Un ostinato. Un ostinato, sì. Una pi, cosa pi, 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 che magari va all'infinito senza cambiare mai. Esatto, sì, quella è l'idea.
Yeah. Prendere sempre dalla BBC, vediamo se troviamo. C'è un carillon alla BBC? Tuned percussion? No, non credo. Arpa C'è la... celeste? No. Ecco, sì, ma il carillon no, però sì, No. l'arpa celeste, quella sì, se no prova col... No, no, vai su un carillon se ce l'hai. Andiamo su un carillon, perché per rispetto a Fabio, per averlo ricordato, dobbiamo andare su carillon. Ah, usiamo delle robe che sono già dentro Logic. Lo troviamo in keyboard mallet. No, non è qua. Sarà in percussion orchestra. Tune percussion. Glockenspiel. Eccolo qua. Ci può andare bene il Glockenspiel? Sì, come no? Ok. Come lo facciamo sto carillon? Magari Con un altro fallo già tempo. in quattro quarti. Infatti, infatti. Muta le prime due tracce e quello lo fai 1, 2, 3, 4, 1, per non andare in un sette ottavi o qualcosa del genere. Proviamo, aspetta. No, ti fai influenzare dal valzer. Questa cosa può essere in quattro quarti. Cioè, se faccio questa in quattro quarti, non è in tre. Forse è la partenza che dobbiamo capire dove metterla. Ci siamo, ci siamo. Carino. Forte, eh? Forte. Carino, carino. Sta nascendo qualcosa di sì, bello. Aspetta che voglio metterci questa roba qua. Ok. If Daniel James is using black hole, it must Esatto, be good. esatto, esatto. Perché io non posso, scusa. Non ce l'ho ancora, non ce l'ho ancora. Perché non si può. Aspetta un attimo che rifacciamo l'ascolto col dipinto. Siamo sulla strada giusta? Sì. Ci mettiamo, allora Se andiamo vuoi, proprio. scusa, se Dimmi, vuoi dimmi, dimmi. provare un ottavo più in alto, Il Glockenspiel, il Glockenspiel, per farlo sì. sembrare un po' più carillon. Sì. Non ci stavo pensando. Qua. Yes. E vabbè, dopo c'è tutto l'aspetto di mixing, eccetera, che adesso non ce ne occupiamo in maniera così importante perché sennò facciamo poco. Magari lo mettiamo un po' a destra questo Glockenspiel. Ci sentite anche dei qualcosa tipo pizzicato di contrabbassi, bassi, qualcosa del Ma io temo genere? Eh? al massimo un'altra traccia con questa parte, perché poi se queste sono tre tracce, ci saranno comunque Certo, tre tracce è in quattro quarti nel relativo minore. certo. Per questo, però magari sì, un altro strumento leggero.
appunto il... E che poi quel minore lì magari andiamo con i ottoni, andiamo con i bassi, andiamo con... Sì. Ma sì, io stavo pensando a una roba tipo... Aspetta, riprendo la... La BBC... bassi... Il flauto? Flauto? Vabbè, io stavo pensando proprio a... aspetta, questo... Oddio, che brutto suono, perché... Cambiando. Ah, ok, ciao. E questa cosa qua. Azzera tutto. Cioè, marcare. Aspetta, aspetta, troviamoci un altro tempo anche in sta cosa. Aspetta che rifacciamo. No, volevo fare un'altra, trovare un altro ritmo. In 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 e 12. Cavolo. Funziona. Funziona, non lo so. Se funziona, sono veramente... Funziona. Tu che mi sento come fosse inventato l'acqua calda. Sai, veramente. Non pensavo che poteva funzionare così. Wow. Su 12 dovrebbe andare a finire dopo 5 quarti qua. Quindi diventa... Carino. Certo, abbiamo il batterista professionista con noi in Giovanni, che adesso sì, scrivevi il 5 quarti stava bene, certo. dobbiamo darlo retta proprio su grande, tutto quello che è ritmico. Grazie Giovanni. quindi come andiamo avanti, Martin, con questa idea? Ci mettiamo altre 4 tracce in minore, dicevi? Sì, magari se puoi lasciare, se ti è di conforto, il carillon. Sì. Se no, sai, muti tutti questi. Sì. E metti il metronomo di nuovo, però fino a 4. E provi magari adesso con... Però che accordi possiamo mettere? Ovviamente il la minore. Cioè duplico tutta sta roba, la duplico? No, io lo rifarei, ma con altri strumenti. Ok. Completerei l'orchestra. Ok, ok. Che potremmo usare mentre stai sul do, il la minore. Sì. Quando stai sul fa, il re minore. E sì, poi sul sol si incontrano. Sì, sol. Beh, praticamente tutto do, tranne... sul 9 che va a fa, sul 9 va a fa maggiore, quindi praticamente tutto la... Che strumento ci pensate, figliuoli? Martin, cosa... Giovanni prima aveva proposto gli ottoni e sono d'accordo. Ok, sempre per stare su robe gratuite. No, questa l'abbiamo già vista, facciamone un'altra. Adesso potresti prendere quella, esatto, quella esatto, primary color, esatto, perché i brass poi lì sono pure, suonano sono bene. Sì, 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 infatti. Allora, questa qua. Brass. Sustain staccato magari? Un sustain... quasi ci vorrebbe.
e poi gli altri due possiamo fare facilmente staccato, magari col flauto potremmo fare la melodia. Dunque, aspetta, come li cambio queste cose qua con... No, questo? Sì. Sono carini però i brass. Anche accompagnarli con degli staccati. Come no, assolutamente. So cosa ho fatto. Aspetta, riascoltando. Cioè, ci deve essere un altro ritmo, secondo me, giusto? Pala, Giovanni? Ha scritto 7/8. Vai con 7/8. Oddio mio, si va. Ma voi mi volete morto stasera. 7/8. Che c'è molto riverbero. Ah, aspetta, tolgo, c'ho anche questo plugin che non c'entra. No, però il riverbero è suo della libreria e quindi lo togliamo. Dove sta il riverbero? Non c'è mica però. Ah, no. Questo è questa cosa qua. Ok. Era colpa mia. Allora, 7/8. Interessante, 7/8. Però, scusate, arrivi sul 12 poi? Dunque, che ne so, non lo so. Boh, intanto cominciamo. Sì. Non so, guarda, questa sera si stanno sbizzarrendo i nostri compari. dunque, proviamo a partire da qua, che ne so. Quindi questi sono quarti, giustamente, quindi vogliamo fare 8/8? 7/8? Cioè questa roba qua? No, questi sono... Questo. Sì. Ok, quindi 7/8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Va, vaffa in bagno. Guarda te, se dobbiamo fare sta roba. 7/8, è Kandinsky che... Andiamo su sol al settimo, giusto per far capire la differenza. Sette ottavi, secondo me ci stiamo
scorticando vivi e fa sta roba. Comunque proviamo. Vediamo cosa salta fuori. Attenzione. Controllando la magari la modulation, la mettiamo bassa. Crea un tappeto, cioè sette ottavi crea un tappeto di questo tipo. Sì, che, per gli ottoni non so fino a che punto è adatto. Infatti. Dell'attacco che non... No, ma magari qualche libreria non gratuita ce l'ha un attacco buono. Ma questi... prendi la Jäger, cacchio. Oh, proviamo, se volete proviamo a cambiare. Se vi piace la struttura musicale, possiamo provare a cambiare... libreria, vediamo cosa salta fuori. Dove stai? La Jäger? Jäger. Soltanto che con la Jäger, sai, devi fare il pre-delay di meno 125 per essere. Però la Jäger ha un attacco immediato, proprio impressionante. Corni? I Six French Horns, quello sì. Patch dei sei. Sì, sì. Almeno è quello che io uso quando proprio... Sai già il delay negativo di quant'è? Sì, sì, meno 125. L'hai trovato scritto sul manuale, immagino. Sì. Ah. Il pulsante, tu premi quel pulsante tight. Ah, così sì. Sì, sì, lo sì. Leva il pre-delay... che alzo un po' la velocity, però la modulation no, va con la velocity sta roba, non con l'expression il volume con l'expression e il suono col modulation. No, questa cosa qua a me almeno lo staccatissimo è controllato dalla velocity. Ah, mi sa che lo puoi cambiare? Ah, può essere, beh, vabbè, ma non cambia niente. Se lo vuoi, sì. Ok, facciamolo. Aspetta. Facciamolo un pochino tutto più basso. Diamo un accento sul primo. Sette ottavi, cioè... Se no, sai cosa potresti fare? Dimmi. Di quelli otto ottavi potresti far suonare solo 7, l'ottavo lasci vuoto e ricominci sul 1, perché così almeno va avanti quel pattern dei 4 quarti che poi sempre al famoso 12° combacia con il 3 quarti delle prime 3 tracce. Quindi, se hai capito bene, una cosa di questo tipo, cioè lascio uno vuoto, sì, e ricomincio qua. Quindi questa roba, giusto? Sì, sì, sì. Adesso carino. Matematicamente dovrebbe di nuovo funzionare. Aspetta, però qui ci mettiamo sustain. Di meno 1 C diesis e sustain, quindi yes.
Stiamo scrivendo la storia stasera. Certo, ragazzi. Dimeno uno e ci diesis. Mettiamolo qua. Ok. Questo. Forse. Ok, devo solo tirarle un pochino più lunghe ste robe. E quando respirano questi poveracci? Aspetta che li mettiamo un pochino più. Ecco, è tornata tua zia. Grande zia. Grazie di sopportare questa serata con noi. Incredibile. Sì, piacere, veramente Lorenza, grazie che ci sei. Saluta anche tutti quanti. Chiama in diretta lo zio se vuol venire. E ci siamo noi. Dunque, aspetta, stavo pensando di fare una cosa così, funziona? Sì. Ok. Devo solo farlo un pochino prima. E così. Ok. Quindi con un po' di crescendo. Vediamo. Aspetta che ho saltato sti qua che devono andare indietro qui. E allora anche questi. La programmazione MIDI, miei cari. Carino. Non so cosa ci stia venendo fuori, ma... dunque, ce ne vanno altre... altre due? E siamo a 10. Dunque, se ce ne mettiamo altre due, è troppo... perché a 12 arriviamo... qui siamo a 12. Arriviamo con ta 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 ta. Deve andare in sol maggiore. Dunque C3, mettiamo sul re. Sul sol, re, ok. Fighissimo. Non è male, sai? Fighissimo, perché dai, è stupendo. È l'idea ritmica a questo punto, quella vincente. Cioè, il fatto proprio di avere una poliritmia interna come alla fine questo dipinto, perché il ritmo sì, è poliritmico anche questa cosa qua. Aspetta che la riascoltiamo perché sta venendo fuori una cosa interessante. Bello, mi piace. No, veramente, pure a me è stupendo. Bello, interessante, queste cose che non sono esattamente tradizionali. No, cioè, più o meno lo sentivo così nella testa. Sì. Però certo, non però
Bello, bello, bello. Dobbiamo andare avanti, ma intervenite anche voi, Giovanni, cosa dice? Fabio, gli altri? Giovanni prima aveva scritto i timpani, questo mi ricordi, e il flauto manca ancora Ah, pure. flauto, Se vuoi provare di fare una specie di contromelodia in minore con il flauto, e poi quei timpani, quello che ti pare, lasciati andare, proprio. va più tranquillo, va bene. Vediamo se Pum pum, c'ha il pum un flauto. pum, pum pum, pum pum. Flauto 3. Potrei andare fuori, adesso la moto è fredda, quando la accendi la mattina fa tipo brum 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 brum. Ecco, avremo i timpani in un Attaccati nel motore. 13-29esimo. Beh, facciamo allora con i flauti, però possiamo fare degli accompagnamenti alla Williams. Tiri di sì. delle cose del genere. Aspetta, aspetta. Proprio buttate a caso, neanche quantizzarle perché sennò, anzi, spegniamo la quantizzazione di sti flauti perché devono restare proprio scrausi così. Anche un qualche aspetto, che mi viene da metterci uno stereo delay. Mi ricorda una libreria che ce l'ha preregistrati così. Davvero. Assolutamente. Ci mettiamo anche un aspetto tremolo. Giusto per dare un po' di spazialità. Io la ripeterei sta parte, è talmente bella che mi verrebbe da ripeterla. Cosa dici? Cioè, È stupendo. facciamo un copia e incolla di tutta sta roba. Magari. Dunque, qui siamo partiti. La seconda ripetizione della viola ci possiamo mettere poi un'altra cosa anche volendo. Mandiamolo avanti questa cosa qui. No, non così, ma così.
Questo è il Glocken. E qui ci abbiamo il contrabbasso. Che bello non scrivere niente. Come fa Daniel James, che non scrive assolutamente mai niente nei suoi stream degli strumenti, sulle tracce? Come fa a ricordarsi, capire che strumenti sono? Porca paletta. È veramente incredibile. Dunque è in 5. 1, 2, 3, 4, 5, questo. Qui ci abbiamo i corni. E li ripetiamo tutti quanti appassionatamente. Qui ci abbiamo, ci avevamo il flauto, anche questo. Da qui lo ripetiamo, però lo mettiamo ad esempio qua all'ottava sopra. Beh, chi lo sa. Cosa grezza e abbassiamo proprio la brutto boia, come si dice. Questo, senti qua, l'hai provato questo OTT, Martin, che è gratuito, è un compressore gratuito che però colora moltissimo. Carino, carino. C'è anche questa idea di macchina di qualcosa di artificioso proprio, perché non sono suoni abbastanza verosimili, insomma, sono molto un po' trattati anche, a parte che sono gratuiti, quindi non sono il massimo, il top della verosimiglianza. Poi sono trattati così come stiamo trattando oggi, in maniera piuttosto grezza. Però sì, sembra quasi un giochetto, no? Ma infatti mi veniva in mente un'altra versione per musicare questo dipinto. Potrebbe, mi era venuto in mente di provare con una qualche sonorità simile ai giochi vintage videogame della Nintendo. Cioè un po' come ha fatto per il concorso di composizione della Spitfire di Westworld. Che assomiglia un po' vagamente a un... una qualche ripetitività, una qualche struttura. Sì. Cioè, è vera, ci sono strumenti che ricordano strumenti veri, però allo stesso tempo c'è qualcosa di meccanico, di robotico. C'è questo attacco poi della viola. È proprio...
quelli flauti sono divini proprio. Beh, carina fin qua, carina. Dopodiché ci mettiamo un bell'organo. Una toccata e fuga iperorgano. Fabio dice qualcosa? I vari Fabi dicono qualcosa? Si sono spaventati. Sono spaventati, non dico niente. I timpani, Giovanni Pala, insiste con i timpani e okay, posso capirlo, okay. Ci stanno bene. Giusto, ok Giovanni, timpani, vada per i timpani. Annaggia, che stress che fate venire, timpani. No, cosa ho fatto qua? Non c'entra niente. Timpani. I taikos. Ah, andiamo sempre con sì, taikos. Andiamo sempre con roba gratis, dai. Facciamo percussion. Ci sono i timpani qua? Percussion. Ecco, Fabio Composer è tornato. Anche lui concorda sui timpani. Allora sono da solo con i taikos. Va bene. Oddio, ho lasciato questo, questi effetti qua che sono carini, però. Però... è tornato anche l'altro Fabio in maracatta. C'è un delay, lo volete un delay? Ci può stare? The devil's delay. Volete dei timpani più normali? Proviamo con questi qua, poi al massimo lì. Aspetta, togliamo il delay, va. Questi sono più che normali. Vi va bene? Così non rompete. Aspetta, timpani, timpani in cosa? In 9/32 o in 40/8? Cosa facciamo? Se no, fai una cosa, muta tutte le tracce. Sì. Chiudi gli occhi. Premi record e suona i timpani. Ok, vado senza BPM neanche. No, BPM sì, dai. Però mettiamo BPM allora senza accenti. Come adesso diversi su YouTube hanno riscoperto Guy Michelmore's tecnica di comporre con i dadi e a base dei numeri che vengono fuori. Esatto. Che a qualcuno purtroppo ho dovuto poi commentare. Guarda, gran bella idea che ha avuto Guy Michelmore 4 anni fa, vero? insomma. Ok, questo è un metronomo proprio pari pari. Quindi... devo andare così? Proprio a ruota libera? Forte. Penso di sì. Saltata fuori, mamma mia. Sì, ma siete pazzi. Siete pazzi, pazzi, pazzi. Ottavi, grazie, Ottavi. Va bene, togliamo tutti sti M. Ma sai che comincia a avere un suo senso diabolico almeno, ma un senso ce l'ha. E cavolicchio che ce l'ha. Thank you.
secondo me abbiamo azzeccato l'idea giusta, cioè quella di puntare sulla poliritmia di questo dipinto. Perché funziona. Hai avuto una bella idea, Martin. Funziona. Sì, ma Fabio Composa ha avuto la stessa idea alla fine. Sì. Ci ha ispirato tutti quanti ugualmente, in un certo senso. Sì, bene. Sì. Bello. Beh, se volete andare avanti per conto vostro, signori, ve la mandiamo domani su Telegram, questa bellissima cosa. Così poi componete quando volete, prima di andare in bagno, prima di andare a dormire. No, perché sennò qua diventa lunga la roba. Cioè, questo è soltanto per noi grandi esperti, vi abbiamo dato un input, così, ecco, un regalo. Vi abbiamo regalato questa cosa, no, Martin? Sì. Consideratelo un regalo di due grandi esperti di Kandinsky e della musica. Quindi, no, però, a parte gli scherzi, se volete andare avanti, questo è l'inizio. Sappiamo. Sì, che alla fine, sì, potremo condividere sia l'MP3 sia il file Logic. Perché sì. Dato che è nominato le tracce, anche sì, se uno non sì, ha sì. Le stesse identiche librerie, ma un brass, un timpanone, certo. Ce l'ha a casa. Certo, allora certo. Forte, sì. Bello. Ah, beh, Fabio, ad esempio, usa Logic, quindi sì. Possiamo anche condividere il progetto proprio. Ma nessuno vuole parlare, vuole darci la buonanotte? Fabio ha scritto, è come il quadro, tante forme e colori che nell'insieme hanno un senso. Sì. Fabio, sì. Parlaci, vieni a parlare, mi manca la tua voce. dell'unica persona sana mentalmente in questo gruppo. Vedi che quello lì beve la birra a tutto andare, vedi che ormai si sta distruggendo. Vai, partecipa Fabio, così ci auguriamo buonanotte in tutti. Sì, ormai sì. Perché sono già le 10:30, ma abbiamo perso tempo a causa nostra da inesperti, proprio provetti, abbiamo perso tempo stasera all'inizio. Ma Martin, Brian è finito, è andato via. Si è stancato? Penso di sì, io vedo qua sul cellulare ci sono diversi messaggi. Sì. Che sì, probabilmente aveva forse pure da fare, perché ecco, a te te l'ha detto prima, attualmente sì, sta organizzando un mondo. Sì. E sì, mi sento veramente onorato di poter partecipare a qualcosa di bello. E vedrete a breve. Se nessuno viene a salutarci, vi salutiamo noi. Sì. No, eccolo. Ah! È lui. Grande Fabio. Ci sei. You are connected. Sei in diretta. Yeah. Mi sentite? Sì, ti sentiamo molto bassino, ma ti sentiamo. Ho collegato il microfono. Ti sentiamo un po' in lontananza, come un eco. Okay. Eccolo. Sì. Ci sei? Ti sento. Come stai? Grande Fabio. Tutto a posto, dai. Bel pezzo. Sì, dai, veramente. Sì. Partito da varie idee, da vari spunti, è venuto fuori sta roba. Sì. Forme geometriche, esatto. Tondi, esatto, no. esatto. Secondo me è stata catturata bene l'idea. Sì. Beh, non lo so, ci potrebbero essere state tante altre versioni di questa cosa infinite, però questa ci azzecca abbastanza come spirito. Ed è musica, esatto, non è sound design, perché lì ovviamente potresti ispirarti all'infinito con i pad, con i drone, con i... Sì. Magari far entrare... non so se conoscete la percia della Spitfire Audio.
che era quella che hanno dato l'anno scorso solo per 3 giorni o 2 giorni durante il Black Friday. Ah, che cos'è? Che era una libreria orchestrale che con il modulation, con i dynamic layers, metti dentro sempre più strumenti. Ah. Allora lì magari pure, sai, fai un drone e poi, sai, fai entrare il suono dell'orchestra e lo fai uscire, e lo, sai, come un'onda. Sì. Anche questo sarebbe stato sicuramente una idea per un quadro del genere, che non sicuro, capisci, ma sicuro. A livello suono, ma cosa sto sentendo? No, la prima sensazione, idea, insomma, di accompagnamento musicale per un quadro del genere che è astratto, la più, se vuoi, non banale, ma la più immediata è musica astratta, quindi sound design. Sì, 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 sì. Quindi questa roba qua ci va, il sound design ci va a nozze. Però forse è un po' scontata. Cioè, è quello, forse... per questo se mi piace così tanto, che infatti... siamo riusciti a scrivere un pezzo di musica, sì, con strumenti, sì, che un'orchestra potrebbe riprodurre. Fabio Conciatore ci saluta, buonanotte. Grazie, ci Fabio, fa piacere, buonanotte, che suonerai questa nostra melodia. Ti abbiamo messo il Glockenspiel e il Carillon, quindi... Ma io devo essere sincero, pure ho quel ritornello già nella testa, quello... Pam, pam, pam. Pam, rimane in testa. Fantastico. Sette ottavi contro tre quarti contro quattro quarti, diabolico, versatile. Sì, sì, sì. Ma Giulio, sei stato fantastico. Hai fatto una cosa incredibile. Fantastici. Voi avete dato, come si dice, aria al fuoco, alla brace. Quindi avete aiutato molto con le vostre idee, ma è il bello di questo, di comporre dal vivo. Bisognerebbe trovare l'opportunità anche le prossime volte, anche tu Fabio, se vuoi partecipare magari in diretta, anche tu fai qualcosa, poi ce lo dici. Cioè anche soltanto vocalmente. Cioè, ah, okay. Rimaniamo vocalmente così, poi ci scambiamo le cose su Telegram, cioè fai il bounce di 4 battute, che ne so, oppure sì, ci fai sentire. Dovreste anche gli altri, se vogliono partecipare, avere qualche programma che catturi l'audio del desktop, del computer, di Logic, perché se tu adesso, Fabio, accendi Logic e fai sentire un brano su Logic, non credo che noi lo sentiamo. No, è difficile. Perché ti serve un software che catturi l'audio, insomma. Tipo loopback? Sì, esatto, tipo loopback, una cosa del genere, sì. C'è anche, te l'avevo detto anche a te, Martin, quando me lo chiedevi, non mi ricordo più in questo momento, c'è un programma gratuito come si chiama iShowYou, che però è a pagamento. Mm-hmm. E invece ce n'è uno gratuito che si chiama, mannaggia, non mi ricordo, che fa la stessa funzione, non Gorillaz, non mi ricordo, ve lo scrivo sul gruppo. Però sì, serve un software del genere che riesca a catturare il sound interno, ma anche se hai loopback, anche quello direi che sia fattibile. Io sapevo loopback e Sunflower. Sì, esatto, anche Sunflower, aspetta, quell'altro che dicevo era, vabbè, adesso non mi ricordo, io mi ricordo quei due lì, cioè funziona, cioè, per catturare l'audio interno del computer. Sì, sì, Sunflower, loopback, e l'altro che ti stavo dicendo prima si chiama iShowYou. Okay. iShowYou, proprio iShowYou, iShowYou. Se riesci tu come gli altri a procurarti queste cose, la prossima volta potremmo anche farlo più di uno, perché è interessante, insomma. Ah, sì. Che io vi anticipo
che probabilmente sì, sono in arrivo due pure di questi formati di collaborazione musicale, sì. Perché è proprio bello mettere insieme le varie teste, le varie idee, le varie interpretazioni, e sì. Assolutamente. Giovanni scrive: Martin, il bello sarebbe proseguire con un'altra poliritmia. Sì, sì. Certo che lì magari sai, dopo quella parte A, a passare a una parte B, che cambia magari anche l'instrumentazione. Certo. Però diciamo che adesso ci verrebbero poi minuti e ore aggiuntive che non abbiamo, però in questa serata abbiamo dato, siamo riusciti secondo me veramente ad azzeccare il suono giusto, che non era facile per un dipinto del genere. No. Che non fosse sound design. Poi chiaramente ci sarebbe da andare dentro con i guanti e perfezionare il tutto e mixarlo bene, però come idea, come proprio grezza, come struttura, cioè, questa roba qua funziona alla grande questa cosa. Cioè, adesso tutti i volumi sono spallati, magari sono si condensano, si sovrappongono, però l'idea funziona. Cioè, tra l'altro è un dipinto colorato, cioè se io dovessi dire se esprime ansia, gioia o quant'altro, questo esprime gioia secondo me, colori, sì. Gioia. Non sì. Come il Monaco della volta scorsa. Esatto. Questo funziona come idea. Quindi anche partire proprio da Do maggiore, punto. Do maggiore fa Sol, però fatto così funziona. È originale. Ah. Ok, se vogliamo fare una cosa del genere, procuratevi gli strumenti giusti per la prossima volta. Così vediamo. Dai un'occhiata. Sì, dai, volentieri. Lo posso recuperare. Uno sarebbe Lookback, Sunflower. I show you. Esatto, quell'altro lì. E ce n'è anche una perché I Show You, ad esempio, o anche Sunflower, che non mi ricordo, sono a pagamento, ma anche Lookback. Però ce n'è uno gratuito che adesso, domani vi scrivo poi il nome sul gruppo, su Telegram. Che mi pare I Show You era gratis prima del Big Sur. Col Big Sur serve quella versione a pagamento. Se c'è un sistema un po' più vecchiotto, funziona vecchio, allora sì. Ottimo. Grazie, un gran applauso a tutti. Bellissimo. Buona serata, ci sentiamo sul gruppo. Sì, buonanotte, grazie Fabio. Buonanotte, sì, alla prossima. Ciao. Speriamo giovedì prossimo, sì. Ci siamo giovedì prossimo, non lo so. Sì, no, io non vado più a Vienna, vuol dire sono in Italia. Dovevi venire a trovarmi, lo so che non vai più a Vienna. Dovevi portarmi 60 casse di Augustiner, però. Sì, perché la bella cosa è che quando farò il viaggio, potrò viaggiare con una macchina più grande. Allora quelli 60 casse di birra mi entrano pure. Me le porti, bravo. Ecco, allora aspettiamo tempi migliori. Va bene. Bene. Basta. Ok. Buonanotte a tutti. Buonanotte. A presto. Grazie ciao. Ciao.